La nuova città industriale, creata dalla Fiat a Mirafiori per il progresso tecnico e sociale del lavoro, inizia la sua vita offrendo alla visita inaugurale del Duce l'imponente spettacolo di un complesso di officine che il fondatore dell'impero definirà tra le più belle e grandi del mondo e perciò motivo di orgoglio e prestigio per la nazione. Guerra di oggi. Il poderoso schieramento dell'aviazione italiana sui molti fronti di battaglia è alimentato continuamente dai grandiosi stabilimenti Fiat. Lavoro di immensa mole, che richiede assoluta esattezza, dai disegni alle varie costruzioni. Motore A74 a doppia stella, a 14 cilindri, per il caccia G50 Fiat. Gioiello di perfezione, la sua precisione da orologio è assicurata dai più rigorosi controlli. Siamo nei reparti lavorazione a macchina. È qui che nascono e vengono modellati per mezzo delle più accurate rifiniture gli innumerevoli pezzi che comporranno il motore e nei quali la differenza da pezzo a pezzo non deve superare la frazione di millimetro. Lavoro meccanico sì, ma guidato dall'intelligenza e dalla mano dell'uomo. La quasi totalità di questi materiali proviene da fonti nazionali, a dimostrazione dei progressi giganteschi realizzati nel campo dell'autarchia. Qui si costruiscono ingranaggi conici e cilindrici. Ecco il tornio multiplo che prepara la testata alla quale vengono avvitati i cilindri. Ogni testata poi è munita delle sedi per le valvole e per le candele. E si passa al collaudo per misurare la resistenza meccanica di ogni singola parte e verificare l'omogeneità della materia mediante prove di ogni specie. Questa, al metalloscopio, permette di riscontrare l'esistenza di eventuali difetti non visibili a occhio nudo. Ecco l'albero a gomito sottoposto alla verifica dell'equilibrio dinamico ed ecco il collaudo del carburatore. Il frastuono assordante dei laboratori si placa quando si passa nella sala di montaggio. Qui il lavoro è tranquillo e quasi silenzioso. E poiché tutto deve essere perfetto e ogni pezzo deve incastrarsi nell'altro senza sforzo, non c'è bisogno del martello. Basta la chiave fissa. L'albero a gomito è entrato con assoluta precisione nel basamento, i cui due pezzi, combaciando fra loro, rinchiudono l'anima metallica del motore. Al basamento si attaccano poi i cilindri per mezzo di speciali bulloni detti prigionieri. Il lavoro di montaggio si completa con l'applicazione del riduttore, dei comandi della distribuzione, dei magneti, del carburatore e con la verifica dei vari organi. Dopodiché il motore rifinito in ogni sua parte è pronto per essere sottoposto alle minuziose verifiche della cosiddetta prova al banco. Della sala di montaggio dà la chiara sensazione della precisione e dell'ordine che vi regnano. Ed ora, con un salto indietro, facciamo un raffronto fra questi gioielli meccanici e il primo motore costruito dalla Fiat nel 1908. Quale differenza? Torniamo al motore A74 per seguirlo nella prova al banco, dove girerà per il prescritto numero di ore sotto la vigilanza dei motoristi collaudatori, che in apposita cabina verificano sugli strumenti di controllo la regolarità del funzionamento.
Le prove del motore non sono finite. Bisogna farlo passare ancora nella cella di alta quota, dove speciali apparecchi ne fanno conoscere con esattezza il comportamento alle temperature e pressioni delle varie altitudini. Vediamo ora come nasce il caccia intercettatore G50 Fiat. Come per il motore si parte dai disegni di ogni particolare, in base ai quali viene costruito un modellino per le prove al tunnel aerodinamico. Passiamo in rassegna il montaggio dell'apparecchio, cominciando dalla semiala, nella quale i bordi di entrata e di uscita e i lungaroni, uniti rigidamente fra loro, costituiscono l'ossatura dell'ala. Completata nello scheletro, la semiala viene rivestita completamente in lamiera di duro alluminio, inchiodata alle nervature con martelli pneumatici. La semiala è poi verniciata a mano insieme coi piani fissi e mobili, costituenti la cosiddetta coda del velivolo. Il tronco centrale dell'ala, costruito in tubi d'acciaio rivestiti in lamiera di duro alluminio, è la parte alla quale verranno attaccate le due semiali e sopra la quale poggerà la fusoliera. Nel tronco entra il carrello retrattile, che è di acciaio ad alta resistenza, costruito da due semicarrelli indipendenti. Ed eccoci alla costruzione della fusoliera, nucleo centrale dell'apparecchio. La sua ossatura si compone di ordinate trasversali e correntini longitudinali, uniti con speciali chiodi, detti ribattini, i quali fissano sull'ossatura anche i fogli di duro alluminio del rivestimento. A prua viene appoggiato il castello per fissaggio del motore. Si passa poi ad altri scali di montaggio. Ecco il carrello retrattile, la ruota di coda, i piani fissi, il motore e i piani mobili di coda. Ecco i serbatoi di benzina, le cui pareti esterne sono spalmate con pasta speciale, avente la proprietà di spandersi automaticamente per otturare eventuali fori prodotti da proiettili. Si fissano ora le capotature, la cui forma è ricavata direttamente per stampaggio. Potenti mitragliatrici costituiscono la dotazione di armi dell'apparecchio. Ed eccoci alle ultime rifiniture. Le due semiali vengono saldamente collegate al tronco centrale in modo da formare un solo corpo. Il quadro degli strumenti di bordo è installato nell'abitacolo del pilota. Alla capotatura del motore segue la prova del carrello retrattile. Le gambe di forza dei due semicarrelli non sembrano le chele di un granchio gigantesco. La verniciatura a spruzzo, che tra l'altro serve opportunamente a mimetizzare l'apparecchio, e l'applicazione dell'edica, sono le operazioni conclusive della costruzione. È nato il caccia. E come primo segno di vita esce dal capannone incontro alla luce per allinearsi insieme con tanti altri gemelli, coi quali fra poco sarà sottoposto al rigoroso volo di collaudo dei piloti della Fiat e dell'ufficio centrale della Regia Aeronautica. Febbrile pulsare di motori, in attesa che il comandante della squadriglia di nuova formazione, consultata la carta topografica e indicati ai gregari l'aeroporto di guerra da raggiungere, dia il segnale di partenza. Del fuoco, in cui l'apparecchio dovrà dimostrare l'eccellenza della sua costruzione e il pilota dovrà confermare l'abilità e il coraggio tradizionale degli aviatori italiani, non tarderà. E Dio voglia che sia vittorioso.